Daniele Radici di Wifico, una startup nata nel 2011 con l'obiettivo di sviluppare soluzioni ad elevato contenuto tecnologico. In questo momento stiamo sviluppando una soluzione che permetta, dal punto di vista hardware e software, di localizzare persone all'interno di percorsi o aree con l'obiettivo di scatenare degli eventi all'insaputa dell'utente, generando quindi per esempio un suono piuttosto che un'immagine proiettata, e che questo poi possa permettere ad un sistema software che gestisce l'evento di caricare anche il mio status o l'evento su un social network quale Twitter, Facebook o simile, per poter poi condividere quella che è stata la mia esperienza di gaming piuttosto che simile su social network e andare a confrontarmi con altri utenti. Mi chiamo Piero Tagliapietra e oggi sono qui al BTO a raccontare della nostra idea, del nostro progetto che si chiama To Rise. E nasce da un'esigenza: le persone visitano sempre più spesso le stesse città, hanno voglia di fare esperienze nuove, di visitare posti nuovi sui loro interessi, ma di non spendere cifre eccessive. To Rise è la piattaforma che permette di trovare nelle città che si vanno a visitare delle guide locali ipercompetenti per una fee ragionevole spendendo il giusto. Un modello di sicurezza per dare un'esperienza eccellente. Sono Fabio e faccio parte del team di Apol con altri due colleghi. La nostra idea è iTide, un'applicazione per la città di Venezia, per il monitoraggio in tempo reale dell'altezza delle maree e per le previsioni nei giorni successivi e il monitoraggio dell'agibilità di alcuni punti di interesse e dei punti di ACTV. La nostra idea è di ampliare le possibilità di questa applicazione con notifiche personalizzate per gli allarmi e con un sistema di turn by turn direction per i percorsi asciutti e ampliare ulteriormente il nostro profilo aziendale con l'espansione verso altre città. Sono Francesco Berto, vengo da Brescia e sono venuto al BTO per presentare AudioPlace, la startup che ho aperto insieme a altri due soci, dove poter scaricare, caricare, produrre audio guide turistiche geolocalizzate, utilizzabile con smartphone iOS e Android, per poter fare dell'esperienza di viaggio qualcosa di più completo e più emozionante.